I docenti universitari Claudio Parolino e Fiorenza Tericone, la giornalista, scrittrice e presidente dell'Associazione Sentiero della Libertà Maria Rosaria Lamorgia, lo storico e studioso Licio Di Biase al cospetto di 430 studenti del Liceo Marconi di Pescara per un confronto su un tema delicato quanto importante come quello dei diritti delle donne nella storia. Un percorso di ricerca storica che ha coinvolto ben 20 classi del triennio e 25 docenti del Dipartimento di Storia del Liceo nell'ambito della Giornata della Storia. È stato un progetto molto affascinante e il convegno di oggi ne è la testimonianza, perché è un convegno di alto valore formativo, di riflessione, di condivisione pubblica delle competenze acquisite dai ragazzi, delle competenze maturate. I ragazzi oggi sono protagonisti di questa giornata, protagonisti perché sono costruttori del loro sapere e quindi del loro futuro. Tema che ha particolarmente appassionato i ragazzi, quello della resistenza e della ricostruzione post-bellica in Italia, con le numerose figure femminili, spesso non abbastanza riconosciute, che hanno dato un contributo fondamentale, in particolare in quella che viene definita la resistenza civile ed umanitaria, ma anche nella fase costituente del nostro Paese, nel processo di sviluppo, soprattutto sull'aspetto umanitario dell'Italia dal dopoguerra agli anni del boom economico. Su questo la giornalista scrittrice Maria Rosaria Lamorgia, rispondendo alle domande dei ragazzi, ha raccontato storie di donne poco conosciute, ma che si sono rivelate per il loro impegno civile e sociale assolutamente determinanti nel processo di consapevolezza verso la conquista della libertà e del riconoscimento dei propri diritti. Di fronte a una platea come quella di oggi, caratterizzata prevalentemente da giovani donne, che messaggio arriva? È il messaggio di attingere a piene mani dal coraggio di quelle donne che ci hanno preceduto, di non aver paura e di fare, come ci ha insegnato Marisa Ombra, di tenere insieme la battaglia per i propri diritti, per la propria libertà, con la battaglia per i diritti e la libertà di tutte le altre e di tutti gli altri. Ed è anche il coraggio di mettere in pratica uno sguardo nuovo, non violento, che rinunci magari alle armi e alle guerre, come ci ha lasciato scritto Natalia Ginzburg, grande scrittrice che pure è stata al confino nella nostra regione a Pizzoli, in alcuni suoi interventi, quando diceva: in fondo noi allora, per noi era stato facile prendere le armi, oggi bisogna avere una capacità di non prendere le armi e di contribuire lo stesso al miglioramento del mondo.